Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese, oggi siamo in compagnia del dottor Michele Grandi e notizia degli ultimi giorni è che è stato scelto dal Movimento Civico Italia del Rispetto come candidato sindaco alle probabili future elezioni, insomma potrebbero essere imminenti, forse no, tra poco ne parleremo. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, come vive l'opportunità di essere candidato come primo cittadino di questo movimento? Beh, innanzitutto di fronte alle notizie di questi giorni di una probabile, possibile, accelerata, ecco, conseguente a un'eventuale candidatura del sindaco Barbieri alle regionali, è chiaro, il Movimento Civico Italia del Rispetto deve essere pronto, ecco, perché non possiamo tradire i cittadini che ci hanno dato fiducia alle scorse elezioni. E quindi, insomma, è stato individuato la mia figura, ecco, come possibile, ecco, candidato alle eventuali elezioni. Innanzitutto io, insomma, ho un minimo di esperienza nelle amministrazioni in quanto ho svolto e sono consigliere comunale a Corana, ecco, quindi una realtà, ecco, che mi è cara, mi è stata cara perché è il mio paese. Adesso a Voghera voglio un attimino, ecco, impegnarmi in una realtà un po' più ampia e mettere la mia esperienza un po' a disposizione della cittadinanza. Queste sono le ragioni per cui, insomma, è stata individuata la mia figura, ecco. Ecco, l'Italia del Rispetto arriva da due elezioni complicate, insomma, sicuramente non di grande successo, due bocciature consecutive, un movimento che però è costantemente attivo e sempre vicino ai cittadini. Come pensa di poterlo valorizzare e farli conquistare più voti? Beh, io, diciamo, non sono molto d'accordo sul discorso della bocciatura. Dire che non sono state proprio delle bocciature, perché al primo turno 300 voti, un movimento civico nato dal niente, così, ecco, dall'iniziativa di Fabio Aquilini, ecco, diciamo che non è un risultato da buttare. E soprattutto, diciamo, un altro grande successo è che noi siamo rimasti, ecco, siamo rimasti sulla scena sociale, e soprattutto siamo rimasti, diciamo, sulla, diciamo pure, antipolitica, cioè sul concetto. Noi siamo, diciamo, contrari ad una politica come è questa politica, quindi noi siamo forti di questa esperienza e vogliamo continuare su questa strada. Quali sono quindi i progetti che lei vorrà attuare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane? Beh, confermare il mio impegno sul sociale, perché c'è una situazione, insomma, in campo sociale che ogni giorno ci fa riflettere, quindi fare qualcosa per la popolazione. E io sono, ecco, veramente intenzionato. È chiaro che poi non si può fare tutto da soli, ecco, quindi ci vuole il consenso e il sostegno della popolazione, ecco, quindi io faccio un appello a tutti quelli che si identificano nel nostro progetto, ecco, di farsi vivi, ecco, e sostenerci. Per esempio, un tema attuale sono le liste d'attesa lunghe per quanto riguarda gli esami e gli accertamenti specialistici. Per esempio, qui all'ospedale di Voghera un ecocardiogramma per essere sottoposti ad un ecocardiogramma c'è da aspettare 90 giorni, per non parlare poi di TAC o risonanze magnetiche che in alcuni casi possono arrivare anche a 100 giorni. È una situazione non sostenibile che mette in difficoltà il cittadino, ma anche noi. Io parlo a questo punto come medico di base, spesso ci troviamo in difficoltà, ecco, perché sono esami che sono indispensabili per intraprendere un percorso terapeutico adeguato, e spesso aspettare così tanto tempo può essere veramente dannoso. A questo punto non posso che augurarle buon lavoro e un in bocca al lupo, insomma, per la sua candidatura. Grazie, crepi il lupo.